L'alpinismo, nel suo significato più profondo, non ha storia. Se storia c'è stata, è stata soltanto del rapporto che gli uomini hanno avuto con le loro montagne, nel mutare ora lento, ora brusco, di un sogno, di un ideale, di un orizzonte. I primi alpinisti, se ad essi si può attribuire questo nome, furono nel Friuli come altrove nelle Alpi i cacciatori, i pastori. Gente che non saliva le montagne per diletto, ma per necessità, o almeno per una spinta diversa da quella che poi, seppure con il loro ausilio, condurrà sulle vette scienziati, esploratori, appassionati. Tutti rappresentanti di una cultura urbana di matrice dapprima illuministica e poi romantica. Tra questi ultimi svetta la figura di Giacomo di Brazzà, esploratore e geografo friulano di fama internazionale. Tra gli alpinisti montanari, invece, va ricordato Pietro Samassa, di Collina, piccolo paese ai piedi del Monte Cogliams. Bracconiere, contrabbandiere, avventuriero, figura leggendaria delle sue valli, Samassa fu il primo salitore di molte cime delle Alpi Carniche. Tuttavia, le cronache alpinistiche in Friuli nascono circonfuse da un alone di tenera favola. L'ascensione del Monte Sernio non riesce né a guide locali né ad arditi esploratori cittadini, ma a due ragazzine di Tolmezzo, Minetta e Annina Grassi, che quasi per gioco vi raggiungono la cima. Scrivono le cronache friulane del 1881. Si racconta che la cima del Monte Sernio sia stata raggiunta fin dal 1840 niente di meno che dall'arciduca Giovanni d'Austria, ma la notizia pare poco attendibile. È notevole invece un tentativo di Giovanni Hocke nel marzo del 1878, che però non fu portato a termine per le cattive condizioni della neve. La prima ascensione riuscì a Minetta e Annina Grassi il 21 agosto del 1879.
Si trattava verosimilmente della cresta est, che oggi costituisce la via normale d'accesso. Non è ancora alpinismo. Questa salita, però, ne rappresenta pienamente il significato ultimo, il gioco e l'aspirazione dell'altezza che, nella sua qualità di metafora, è forse il distintivo più nobile dell'essere umano. La prima grande figura d'alpinista è senz'altro quella del triestino di lingua tedesca Julius Kugi, esploratore, scrittore, poeta, musicista. Personaggio carismatico anche in campo europeo, dal 1870 fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, Kugi scala senza sosta cime e versanti. Nel gruppo del Monte Bianco, nell'Oberland bernese, ma la sua meta preferita, dove compie un'attività addirittura eccezionale, sono le Alpi Giulie, di cui fu appassionato esploratore. Nelle Alpi Giulie compie numerosissime prime ascensioni, ma i monti che gli rimarranno più cari saranno il Montasio e gli Hofwart. E ho conosciuto Kugi nel 23. Questo Kugi era una figura carismatica che si distingueva con la sua imponenza, la sua barba e la sua mantellina gialla. Andai una volta da lui e gli chiesi: caro dottor Kugi, mi dica una cosa, qual è la via più difficile che lei ha fatto in tutti gli anni che arrampica qui nelle Giulie, qual è la via più difficile? E lui pensò e poi mi dice: la via del Montasio dalla Forca dei Disteis, ma non dovete farla se non assicurati dall'alto. E allora noi, un po' titubanti di questa esortazione di cui siamo andati a provare questa via, ed era una via di un passaggio di 15 metri di terzo grado appena superiore. Ma l'alpinismo di Kugi non cercava la difficoltà né la grande impresa, era ancora un alpinismo di esplorazione e di conquista. Era un penetrare con occhi diversi e incantati un mondo per scoprire il quale ci si avvaleva di persone che avevano con esso, invece, una dimestichezza rude e pratica. Le guide. Ricordiamo Anton Oitzinger di Valbruna e Osvaldo Pesamosca della Val Raccolana. Col nuovo secolo, accanto all'alpinismo dei primordi, di cui Kugi è forse l'ultimo autorevole epigono, ecco delinearsi un altro modo di andar per i monti, quello dei senza guide, che proprio a Trieste, alla Società Alpina delle Giulie,
trova illustri rappresentanti nella cosiddetta squadra volante di Zanutti, Cepic, Carniel, Marcovigi e soprattutto di Napoleone Cozzi. Cozzi, pittore e acquarellista di non poco conto, fu il leader del gruppo. Grande sportivo, animo avventuroso, fu per l'epoca un alpinista veramente grande. A lui e al suo compagno di cordata Alberto Zanutti si devono alcune delle più belle pagine della storia alpinistica di allora. È del 1902 lo sfortunato tentativo della conquista del campanile di Val Montanaia. 7 anni dopo, la squadra volante si prende la sua rivincita nel gruppo della Civetta. Nel 1909 Cozzi Zanutti e Cepic Carniel raggiungono la vetta di una splendida torre, a cui daranno il nome di Torre Venezia. Ancora più ardita e storicamente più notevole è, l'anno seguente, la salita all'imponente monolito, alto 700 metri, che sta a guardia della Val dei Cantoni. Con genuino intuito alpinistico, Cozzi e Zanutti aggirano le difficoltà di un attacco diretto e, scendendo dal Castello della Busazza, a destra in queste immagini, sul colletto intermedio, guadagnano da lì la cima della torre, che chiameranno Torre Trieste, nel nome della loro città non ancora congiuntasi all'Italia. Ma l'epopea dei due alpinisti non è ancora terminata. Nel 1911 Cozzi e Zanutti, accompagnati dal milanese Lampugnani, segnano una nuova via sulla grande muraglia del versante nord-ovest della Civetta. La via sarà chiamata Via degli Italiani. Nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale e con essa si compie quella frattura insanabile che dividerà il passato mondo romantico dalla società di massa del XX secolo. Termina bruscamente l'epopea sui monti, sia di Cugy, sia della squadra volante. Il vecchio signore, per devozione a quella che gli considerava la sua patria in pericolo, si arruola volontario nell'esercito austriaco. Sull'altro fronte, Napoleone Cozzi fa altrettanto nell'esercito italiano. Il dopoguerra vede la ripresa, dapprima lenta, poi sempre più intensa, dell'attività dei nostri alpinisti. Si può dire che essa si affermi soprattutto in Val Rosandra, una valle d'erosione a pochi chilometri da Trieste, terreno ideale per la preparazione specifica alla scalata. Lì si radunano i giovani arrampicatori triestini. Lì, nel 1929, nasce la Scuola di Roccia, destinata 3 anni dopo a diventare la prima scuola nazionale di alpinismo. Ma la Val Rosandra è importante perché sulle sue erte paretine, sui suoi strapiombi, sulle sue placche lisce, si forma un gruppo eccellente di giovani scalatori della Società Alpina delle Giulie. Loro indiscusso leader e maestro è Emilio Comici. È la prima grande figura dell'alpinismo italiano
e la straordinaria abbondanza che ci è rimasta di materiale iconografico che lo riguarda testimonia della particolare attenzione che gli era stata rivolta. Tuttavia, non gli doveva essere del tutto estraneo un certo narcisismo di natura artistica. Scrive di lui Dino Buzzati. Lui stesso era un animo sensibilissimo, suonava bene il pianoforte, lo si poteva definire un intellettuale della montagna. Considerava l'arrampicamento come una vera e propria arte. Tale, in ogni modo, egli la rese. Sensibile dunque, malinconico e forse narciso, ma tuttavia fortissimo, elegante e tenace, Comici lascia su tutto e su tutti un segno indelebile, tanto per le sue caratteristiche umane quanto per il suo talento fisico. Nell'ultima intervista che il grande alpinista altoatesino Giovan Battista Finazzer concesse, raccontò che, salendo una cima con sua moglie, incrociò Comici, che scendeva a corda doppia per la medesima via, e che lei, stupita dall'eleganza di questa figura che scendeva, gli avesse detto: «Sembra davvero un angelo». Mario Sandra sonnecchiava, eravamo noi studenti sciucaini della Sciucai, che eravamo gli unici frequentatori della Rosandra. I nostri exploit si limitavano a ripetere le vie già aperte dalla cordata Cocci, Ceppice, eccetera. Improvvisamente venne in Rosandra Emilio Comici dalle grotte, perché lui era un grottista, e come grottista aveva detto: io voglio arrampicare all'aria aperta. E venne qui col suo grande, e poi anche mio, amico Giulio Benedetti, un arrampicatore straordinario, se non come Comici, poco meno di Comici. Comici contribuirà notevolmente all'evoluzione delle tecniche di salita. Nel 1929 entra prepotentemente nella storia dell'alpinismo con la prima via di sesto grado aperta da un italiano. Il tutto avviene sulla parete nord-ovest della Sorella di Mezzo, nel gruppo del Sorapis, effettuata in due giorni insieme con Giordano Bruno Fabian.
Estremamente difficile si presenterà anche la parete nord-ovest della Croda dei Toni. Sempre con Fabian, ma questa volta anche con Piero Slokovic, la via verrà compiuta in giornata. In quella circostanza Slokovic fu vittima di una brutta caduta e a un certo punto, non riuscendo più a salire, si fermò sotto uno strapiombo. Sotto lo strapiombo c'era una piccola cengia coperta di ghiaia. E sopra la cengia il strapiombo. Allora lui e Fabia fecero lo strapiombo. Dopodiché mi disse, te tiremo su. E infatti mi dettero un strattone di corda e lo strapiombo incombente la cengia mi portò fuori della cengia e mi fece balanzolare sopra uno strapiombo, sopra una parete, un vuoto, diciamo, un vuoto di 800 metri, con una certa grande fifa. E io giravo su me stesso e loro dicevano non ce la facciamo più. Allora mi calarono sulla cengia, ma la cengia non era a piombo, per cui io dovevo afferrarmi alla ghiaia della cengia e poi volare in fuori, avvitandomi così. Insomma ci è voluto del bello e del buono perché io potessi di nuovo salire sulla cengia. E di lì poi, cercando, girando, trovai un passaggio che evitava lo strapiombo. Allora, bene o male, aiutato dalla corda, riuscii a superare la parete e bivaccammo in cima con una straordinaria allegria. Nello stesso gruppo, con Severino Casara, Comici salirà la parete sud della cima d'Auronzo. Le sue grandi imprese avvengono quasi tutte in Dolomiti e tra le molte vanno ricordate la via sulla parete nord-ovest della Civetta, ancora più ardua della vicina Solleder-Lettenbauer, considerata allora il sesto grado più difficile delle Dolomiti. Suo compagno di cordata di allora è Giulio Benedetti. Arriviamo alla forcella, ci sentiamo un momento, si vede la parete di scorcio. Emilio fa, invece che fare la Solleder, andiamo su per là. Abbiamo fatto l'attacco che poi la via è risultata tutta in diagonale, no? E il giorno dopo, a mezzogiorno, siamo arrivati in cima. Però era una salita che lì veramente ho visto la forza fisica e l'arte di Emilio Comici per arrampicare. Ma la sua prima ascensione più rinomata è senz'altro quella alla parete nord della cima grande di Lavaredo, dopo che molti scalatori avevano tentato invano di superare la gialla e strapiombante parete. L'impressione che destò, anche fuori degli ambienti alpinistici, fu eccezionale. Compiuta con i fratelli Giuseppe e Angelo Di Mai, che vediamo in queste rare ed inedite immagini di repertorio, fu ricostruita da Severino Casara in un suo film sulla vita di Emilio Comici, che vediamo in queste altre immagini. Straordinaria e memorabile rimase la ripetizione di questa via, che egli compì 4 anni dopo, da solo. Era la prima volta che una parete di quel genere e di quella difficoltà veniva salita in solitario. Per trovare di nuovo simili imprese, bisognerà aspettare un decennio e le scalate di Hermann Bull e di Cesare Maestri.
Sempre nel gruppo delle tre cime di Lavaredo, Comici salirà anche la cima Piccola, per quello spigolo giallo che è una delle più ardite forme dolomitiche e che non poteva non costituire un richiamo irresistibile per il senso dell'eleganza che Comici aveva, tanto per le forme che per il movimento. Ma prima ancora che nelle Dolomiti, Comici aveva compiuto belle imprese nelle Alpi Giulie, tra cui lo spigolo nord-ovest della cima di Rio Freddo, nel gruppo degli Hoffwart. E soprattutto, la sua parete nord, di cui vediamo il caratteristico vano nero, che ne rappresenta il passaggio più difficile. Non va dimenticata, sempre nello stesso gruppo, la traversata integrale delle cenge alte della catena, chiamata la Cengia degli Dei, da quel Julius Kugi che per primo ne aveva intuito la possibilità di un percorso. Ad ogni modo, l'attività alpinistica di Comici fu vastissima e di carattere quasi professionale. Arrampicò dappertutto, sulle Alpi, sui Pirenei, in Egitto. L'ultima sua impresa è una guglia nel gruppo del Sassolungo, il cosiddetto Salame, che verrà chiamato Campanile Comici dopo la sua morte, avvenuta per un banale incidente in una palestra di roccia in Val Gardena. Vittima di un altro banale incidente, questa volta sulla est della Paganella, è un'altra figura eminente dell'alpinismo italiano, il friulano Celso Gilberti. Una sua via sullo spigolo della Busazza la vediamo in queste immagini di un bel pomeriggio d'estate. Suo compagno di allora era stato Ettore Castiglioni, ma più spesso egli si era legato in cordata con il suo concittadino Oscar Soravito e con questi aveva compiute molte ascensioni nelle Alpi Carniche. Celso Gilberti era un autentico fenomeno e noi oggi siamo qui al cospetto della Creta Grauzaria, di quella sfinge che Gilberti, allora 17enne, ancora studente liceale, aveva ideato, trovato, e io, che allora non ho gli 89 anni attuali, ma ne avevo semplicemente 19, gli ero compagno. E abbiamo fatto questa salita della Sfinge della Grauzaria, che io ritengo fosse una delle salite più difficili fatte nelle Alpi Giulie e Carniche, al tempo di allora. Gilberti era un autentico fenomeno. Di lui si può dire che
ha fatto le arrampicate più difficili del suo tempo. L'estate del 1932, però, con Oscar Soravito, è nelle Dolomiti per compiere la prima ascensione all'affilato spigolo nord del Monte Agnier, poderoso bastione in un sottogruppo delle Pale di San Martino, che vedrà da allora in poi molti rocciatori giuliani e friulani cimentarsi tra le sue pareti. La mattina siamo partiti alle 3. Ci accompagnava un vecchio boscaiolo, il quale, reggendo una lanterna con candela nel moncherino, mancava di un braccio, ne aveva il moncherino, reggendo questa lanterna, nella notte ci ha accompagnato fino all'attacco. All'attacco l'abbiamo salutato, rimandato indietro e abbiamo fatto la nostra salita. Salita che non ricordo bene, ma dobbiamo aver fatto in 10 ore. Abbiamo raggiunto la cima e dalla cima siamo scesi dall'altra parte a Gosaldo, ed era strano come una salita così lunga, che viene definita come l'arrampicata più lunga delle Dolomiti, 1600 metri di roccia, l'abbiamo fatta in poche ore senza conoscere assolutamente la zona, senza conoscere la discesa, e siamo arrivati in paese dall'altro versante in tempo di prendere la corriera di linea che ci riportava ad Agolo. Sempre con Soravito, compirà ascensioni come quella sul Bilapec, nel gruppo del Monte Canin, e molte altre ancora, nelle Giulie e nelle Carniche. Mi riesce difficile poi oggi esprimere tutta l'ammirazione di questo giovane che è caduto sulla Paganella alla vigilia di prendere la laurea in ingegneria al Politecnico di Milano. Purtroppo una sorte matrigna che ci ha privato di un elemento che indubbiamente avrebbe dato grande lustro all'alpinismo italiano. L'alpinismo di Oscar Soravito, tuttavia, non va definito solo come quello di un compagno di cordata di Celso Gilberti. Soravito, insieme con altri e diversi alpinisti, ha svolto una notevolissima attività esplorativa e di ripetizione su tutti i monti della cerchia orientale. Per oltre 50 anni Soravito ha arrampicato ad alto livello e di lui si può dire che è una delle figure di uomo e di alpinista più degne e significative che il Friuli abbia a tutt'oggi.
Per un friulano di nascita, come il grande Riccardo Cassin, di cui non parleremo poiché lecchese di adozione, c'è un vicentino diventato pordenonese a tutti gli effetti. Si tratta di un altro patriarca dell'alpinismo nazionale che il Friuli vanta, Raffaele Carlesso. Nel 1934, con Bortolo Sandri, apre una via di estrema difficoltà sulla parete sud della Torre Trieste, che verrà a lungo considerata una delle più difficili di tutte le Alpi. Era come una specie di roccia tutta quanta bucherellata, perché passava l'acqua lì, c'era un... Insomma, non in quel momento, ma l'acqua a forza di rodere aveva fatto tanti buchi. Però questi buchi, non è vero, mi hanno servito, perché in genere non si poteva passare. In poche parole, io con le dita, con le forze delle dita, sono andato dentro nei fori, no? E dopo con la punta dei piedi sono riuscito lo stesso ad andare dentro nei fori dell'acqua. E dopo lì ho fatto un'acrobazia un po', mi sono preso sopra, non è vero, e sono passato via. E allora quello lì è stato il passaggio più difficile. Mentre quel passaggio nessuno più l'ha fatto, perché tutti quanti arrivavano lì e tutti quanti tornavano indietro. E dopo l'hanno fatto quando hanno messo un chiodo a espansione, mentre io l'ho fatta senza chiodo a espansione. Dopo la sud della Torre Trieste, Carlesso segna un'altra tappa indimenticabile nella storia arrampicatoria della civetta, l'Università del Sesto Grado, come allora era chiamata. Si tratta della parete nord-occidentale della Torre di Valgrande. Con Mario Menti sfida l'incombente fessura nera che attraversa le placche gialle della torre e, attraversando zone di roccia mal sicura, arriva in vetta nel settembre del 1936. La Valgrande, anche quella era una salita che era fantastica, perché passando da sotto si vedeva questa Valgrande la sera col sole che tramontava, c'era una cosa fantastica, no? E allora tutti quanti volevano fare anche quella c'era in corsa. Infatti tutti si tornavano in trio. Io mi sono buttato con le gambe e poi ho fatto quasi una orizzontale, sono andato a prendermi dalla parte di là, dove ho trovato del marcio, e allora mi sono tirato su pian pianino, mi sono tirato su finché sono andato dentro con la mano dentro in una fessura marcia proprio completamente, e dopo col piede lo stesso era marcio. Quando sono stato così, avevo un chiodo nel taschino, l'ho messo in bocca e l'ho messo in questa fessura, ma l'ho dato un colpo, era proprio tan giusto perché mi tenessi in equilibrio, e difatti sono riuscito a dare questo colpo e mi ha tenuto in equilibrio. Allora io mi sono alzato dritto lì, perché è estremamente difficile quel passaggio lì. E mi sono alzato su dritto, e da dritto che c'ero era tutto marcio, e con l'aiuto di questo pezzo di chiodo, non era, mi sono messo dentro nelle mani, ho trovato delle fessure marce e mi sono tirato su in piedi dritto. Passaggi più difficili delle Dolomiti, quel passaggio lì.
Tra le molte altre figure dell'alpinismo friulano tra le due guerre, non va dimenticato Gino De Lorenzi, personaggio che, seppure di minor rilievo storico, ha raccolto l'affetto di molti per la sua inesausta passione per la montagna e per la lievità e la simpatia del suo singolare carattere. Anche a lui va attribuita una amplissima attività, soprattutto sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Il periodo dei pionieri del sesto grado termina con la Seconda Guerra Mondiale. Il secondo conflitto, tuttavia, pur col suo enorme portato di distruzioni materiali e spirituali, non bloccherà del tutto, come nel 1915, l'attività alpinistica. La rallenterà, la isolerà in alcune zone soltanto, ma non impedirà che alcuni fermenti nuovi nascano, soprattutto e come sempre, tra i giovani. È ancora Trieste e la Val Rosandra a segnare una sorta di risveglio. In Val Rosandra nascono i Bruti. È un gruppo di ragazzi legati da uno stretto vincolo di amicizia. Alcuni di essi saranno destinati a svolgere un'attività di primissima importanza. Guglielmo Del Vecchio innanzi a tutti. E poi Mario Mauri, Attilio Zadeo, Sergio Lusa e Spiro Dalla Porta Xidias. Loro leader indiscusso è tuttavia Ezio Rocco, che con Spiro Dalla Porta compie nel 1944 la prima invernale degli strapiombi nord del campanile di Val Montanaia, nelle Dolomiti orientali. Sono stato un uomo fortunato nei miei rapporti con la montagna, anzi doppiamente fortunato, perché su questa guglia sono riuscito a compiere due prime salite, legando per sempre il mio nome e specie quello dei miei compagni alla storia alpinistica di questo campanile. La prima volta è stato veramente una pazzia, non tanto per la difficoltà tecnica, anche se allora, 1944, nessuna cordata italiana aveva mai affrontato un passaggio di sesto grado in montagna d'inverno, ma per i mezzi con i quali siamo andati, per le condizioni, tempo di guerra, non si trovava materiale, avevamo corde troppo corte, non avevamo sacchi bivacchi e le condizioni della forcella montanaia ci avevano obbligato a un bivacco durissimo di notte, vestiti quasi estivi, senza viveri quasi, senza sacchi appunto, con venti sotto zero. È un po' la celebrazione, come tante altre salite da comici in poi, di un alpinismo che vede nell'impresa da compiere, ardua, circonfusa di un'aura di sforzo e di sofferenza, il suo fine supremo. E la montagna è il terreno ideale per queste imprese. Le cime erano state salite, i territori esplorati, gli dèi sfrattati dalle altezze. Non restava che la sfida agli aspetti più repulsivi e ostili di essa, i versanti più cupi, gli inverni, le lontananze più irraggiungibili, le solitudini più angoscianti. L'uomo si era già posto da un pezzo di fronte al tremendo,
e voleva uscirne vincitore con atti che fossero ricordati e perpetuassero la sua memoria.